Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Super Mario Maker 2. Come leggete dal titolo, anche oggi ci dedichiamo ai livelli del mondo. Il primo è del nostro amico affezionato Alessandro. E vediamo se Alelon, eccolo qui, Deer Park, CBS. Di giorno sembra una normale scuola elementare, ma di notte un'altra storia. Interessantissima come cosa. Molto interessante. CBS, chissà perché, competizione tematica. Odio. Ok, qui dovevamo comunque essere Mario normale. Non è che dobbiamo forse arrivare prima. Fanculo. Eccolo qua, fatto. No. Allora non capisco, ragazzi. Perché non riusciamo ad arrivare abbastanza in alto? Non ci arriva. No. Allora, forse dobbiamo correre. Ops, saltato troppo presto. E questa è solo la prima sfida del livello. Ma porca. Più in su. Però era giusto. Solo che siamo tornati indietro per sbaglio. Posso permettermi di dirti, Ale, che l'inizio del livello un po' è abbastanza odioso. Niente. Non riusciamo ad arrivarci abbastanza velocemente. Non c'è nessun blocco segreto, no? No, là. 2x3. Per 3 fa 6 a casa mia. Ok. Oh cazzo. Ah già, perché questa sarebbe una scuola.
Lì c'è un buco? No. Paurissima. Aia. Boom. No. Ah, già, giusto, questa è la scuola che di notte diventa casa spettrale, giusto? Ops. Brutto coi respingenti. Ma perché? A fare idiozie così? Subito? No! Vieni più in qua. Mannaggia. Odio. Vabbè, via. Fatto malissimo sto giro. Sì, Ale. Salto convulso senza nessun motivo di esistere. No, peccato. Vediamo se a sto giro no oh. Quasi. Fungo ce lo teniamo in caso servisse. Ma non serve. E abbiamo rischiato tantissimo. Oh cazzo. Allora, in pratica c'è un fantasmino sopra ogni blocco, sopra ogni rimbalzo, ogni respingente. E da un lato ci aiuta la cosa, perché ci fa vedere dove sono tutte le cose dove dobbiamo rimbalzare. Però... pretty unfair, if you ask me. Più che altro è già una menata saltare su quei cosi. Ecco, lo sapevo io.
10 minuti di episodio. Se ho imparato a conoscere un po' il game making di Alien, non dovrebbe essere lontanissima la fine. Di solito i suoi livelli sono non lunghissimi e basati su un paio di meccaniche. Qui abbiamo il buio, i fantasmini. No! Ok, allora. Che odio, che odio. Vediamo se rispona il fungo. Non credo. Infatti no. Allora lo usiamo per... no, non so. Sto pensando se riuscire ad arrivarci col fungo, col fiore può servire, ma in realtà no. Che se non ricordo male i fantasmi non sono colpibili o distruttibili col fungo. Allora, il fungo è cioè col fiore. Vai, 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 fottitene. Freghiamoci. Oh. Sì. Dammi un checkpoint. Maledetto. Aia. Se ci dà un fungo adesso vuol dire che non è finita. Porca puttana. Ale. No. Fai il bravo. Ok. Bello. Bello, divertente molto. Effettivamente... col senno di poi bastava fare un po' una rasciata, diciamo, andare a livello contro i fantasmini, quelli sopra i respingenti, e approfittare dell'invincibilità. Allora, prossimo livello ce lo manda Marcello. E vediamo di cosa si tratta. Refreshing course. Ah, ma un altro di quelli giapponesi super super fuori di melone, dove si va avanti e basta. Vediamo. In questo non l'ha fatto Marcello. Come può? Start. Sono belli sti livelli, come come ideazione. A livello di gameplay sono un pochino... ah, mi hanno sparato via. Ideazione fantastica, ma... non è proprio il mio genere di livello.
bene. Allora, ci rimane un altro livello da giocare ad oggi e ci sta, siamo a un quarto d'ora di episodio. Ragazzi, mi sono perso una lettera. Recuperiamola al volo. Eccolo qua. Italia. S0K. Scusatemi per questa defiance. Ma mi ero segnato un numero in meno. WXF. Ah, non è un livello suo. Corto ma bello. Vediamo. Di che si tratta? Ah. Allora. Io suppongo di sapere come fare, ma ecco, non così. Un ground pound e... Solo che non so interrompere il ground pound. Potrebbe essere un livello di tipo 1 mass, che se conoscete DGR è uno youtuber che ha dedicato il canale a Super Mario Maker. E sono quei livelli che rompono un pochino il gioco. Nel senso che qui non dovrebbe essere possibile. Fatto. Ah! Sì, era proprio un uno mass. Quindi una meccanica unica in un livello solo. Bello fino, per modo di dire, ma mettiamogli il like. Quindi cosa facciamo? Siamo a 20 minuti di episodio. Potremmo anche... Facciamo una ricerca, ne facciamo uno popolare così, come riempitivo. Tematico, vediamo questo di Gacho. Ma no, però voglio farlo non di Super Mario World, Super Mario Bros. Allora. Super Mario World, tema qualsiasi, qualsiasi, pubblicazione negli ultimi 90 giorni. Via. Una speedrun. Vediamo se ce la facciamo. In tempi brevi. Abbiamo un 10 minuti di episodio. Speedrun, keep running. Ok. Bello. Indicazioni fatte bene. Tranne questa cazzata. Va bene, va bene. Dura anche poco. No. Eravamo un po' in anticipo.
And there's no such thing as being in anticipo. In questi livelli, perché sennò si muore. Perché? Non ho capito, ragazzi, cosa è successo. Si sfugge qua. Non ho capito cosa era successo, ma vabbè. Checkpoint. Non si capisce una mazza. A me non ci sta capendo un cazzo. Speriamo che di non dover fare nulla. Che roba. Bellissimo, il jingle finale fatto con gli effetti sonori. Bellissimo. Molto carino. Molto carino. La seconda parte purtroppo un po' poco interattiva. Avrei lasciato un qualcosina di... Come si dice? Allora, scusate che prendo lo screenshot, così vi lascio il codice anche nella descrizione del livello. Ragazzi, molto carino. Seconda parte un po' troppo poco interattiva. Secondo me bastava anche solo aggiungere un salto indicato in qualche modo come nella prima, per renderlo un po' più engaging, un po' più interessante. Ragazzi, video è andato liscio come l'olio. Bene. Grazie ancora per i livelli che mi avete segnalato, continuate a farlo sia qui nei commenti che su Facebook, su Super Mario Maker Italia. Non contattatemi in privato su Facebook o Instagram, perché, come ha fatto Marcello, ci ho messo tantissimo a trovare il messaggio. Me l'ha dovuto dire nel commentando un video scorso, quindi non li vedo. Se non siamo tra i contatti amici su Facebook o non siamo tra i contatti su Instagram, mi rimane lì nelle richieste e io non mi accorgo neanche che c'è. Detto ciò, vi consiglio appunto di nuovo di collegarvi, di iscrivervi al gruppo Super Mario Maker Italia su Facebook, oppure commentare qui. Se avete voglia di spammare questo video in giro, mi fate solo un favore. Il like è il benvenuto, l'iscrizione ancora meglio. E vi do appuntamento al prossimo episodio, forse con una formula nuova, tra virgolette. Chissà cos'è. Alla prossima!